questa mattina giù al parco, sai sì, parlava di quando ci si allenava nel fango e il mondo lo si scopriva giocando. Ricordi il tipo che parlava poco, lui già vedeva il suo scopo, dentro lo sguardo bruciava quel fuoco. Amava il gioco, amava il suo pallone, viveva per diventare il migliore, lo si chiamava il campione. Sembrava un uomo con le sue scarpette addosso, guardava avanti fisso e diceva a se stesso: ci sei solo tu con quella porta davanti, e un tiro da segnare che aspetta per svelarti se quei sogni per cui tu corri, i meriti davvero sono solo illusioni folli. Solo tu e quella porta più là, sotto i fischi di tutti quando quel tiro non va, particolari sciocchi, se pari si vede dagli occhi, e paura tu corri, tu corri. Niente paura, tu corri. In questa vita niente dato per niente, diceva continuamente quel ragazzino già grande, coi sogni da adolescente. Nel campetto tra i palazzi si allenava al mondo, metteva il cuore sul campo e mostrava il suo talento, attento ad ogni appunto dell'allenatore. Cresceva col suo pallone, la stoffa del giocatore, un campione, coi sogni impressi negli occhi, suo padre là sugli spalti. Si rivedeva in carriera quando giocava ai suoi tempi, per non deludere fece un provino e subito si ritrovò con un contratto in fronte al grande pubblico. Vide i suoi sogni realizzati in un lampo, il ragazzino era un uomo che dà spettacolo in campo, ed è l'orgoglio del padre e di tutta la famiglia. Negli occhi lo stesso fuoco e quando combatte nell'aria mette la voglia, fantasia, altruismo per la sua squadra, mentre ripete a se stesso cercando la sua vittoria. Aeroplano che te ne vai lontano da qui, chissà cosa vedrai, le luci della sua città. Forse lui mi penserà, ma non so se crederci o no. Io dico semplicemente che il fatto di avere Antonio a Udine, e mi diceva prima, mi ha confidato che resterà qui a vita, quindi se l'ha detto in confidenza a un giornalista vuol dire che è vero, questo mi fa molto piacere. Lui è la faccia, oggi è diventato il volto dell'Udinese, il più temuto, è quello che durante la partita lascia sempre la speranza che qualcosa accada, che una sconfitta possa diventare un pareggio, che un pareggio possa diventare una vittoria. È una festa importante ed è curioso perché in una città che vende di solito, se arrivano con i soldi, riaffermano le radici, l'appartenenza è di continuo, quindi credo che sia l'unica città in Italia che lo fa ed è una bellissima festa perché è assolutamente inattesa.
e quando mi hanno chiamato per venire su a dire due parole dico: ma ci mancherebbe altro. È un giocatore che forse non sfigurerebbe in nessuna squadra di club. Oggi per il livello tecnico che c'è, lui uno potrebbe giocare in qualsiasi squadra di grandissimo livello. Non a caso è candidato ad andare ai mondiali, quindi non è dire che è un lusso per Udine, no, perché Udine è una grandissima piazza, però certamente è qualcosa di eccezionale. Prima di essere un grande giocatore bisogna cercare di essere anche degli uomini, e credo che Totò abbia tutte queste caratteristiche, insomma, un ragazzo disponibile, un ragazzo che si dà da fare, uno che non vive di luce riflessa, ma che ha sempre la voglia, lo stimolo, la volontà di fare bene. Quindi il fatto che oggi sia il capocannoniere della Serie A ne è semplicemente la dimostrazione. Credo che sia un premio strameritato, quindi quello che sta facendo Di Natale anche in questo campionato ne è la dimostrazione, quindi siamo tutti felici di essere qui a festeggiarlo. Cosa vede adesso nel futuro di Totò Di Natale? C'è la fase finale, queste ultime gare del campionato che sono fondamentali per lui e per la sua squadra. Dopodiché c'è la grande opportunità del mondiale, che credo che sia veramente un'occasione irripetibile. Io sono stato il più fortunato perché ho avuto Di Natale nel massimo della maturità fisica, tecnica e tutto, quindi ho sfruttato questo e in questi 3 anni credo che abbia fatto veramente tantissimi gol. Non mi dilungo negli elogi perché sennò mi chiede di non allenarsi più da qui alla fine, giocare solo, quindi, perché lui si sa gestire e comincia gli allenamenti soltanto per fare la rifinitura, quindi spero che finisca bene come sta facendo, per cercare di innanzitutto prima possibile di tirarci fuori da una situazione difficile, così almeno si rilassa un po' mentalmente e si prepara bene al mondiale. Però prima ci deve dare una grossa mano per chiudere questo campionato che purtroppo non è stato all'altezza. Grazie. Ma qualche merito ce l'avrà anche lei? No, credo che io credo il merito è anche dei compagni che ha avuto di reparto, perché lo aiutano anche in certe occasioni a fare gol, però devo dire che lui è un giocatore che non vive soltanto in funzione del gol, ma si mette a servizio del collettivo, e lo dimostra il fatto che partecipa molto alla manovra e fa tanti assist. Se dovesse descrivere a un osservatore straniero Totò Di Natale come giocatore, che cosa direbbe? No, da prendere subito.